una conclusione straordinaria anche del Giovanardi, con un cavallino che ha corso non poco, è stato veramente interessante. Grazie Carlo, sempre un piacere concludere le giornate all'ippodromo con te, oggi ancora di più perché era la giornata, una delle giornate più importanti della nostra stagione, il Giovanardi, una tradizione storica, ma soprattutto perché mi vedi con il girocollo. Ti confesso che ho la maglia di lana sotto i calzettoni invernali. Io penso che un Giovanardi del genere sia incredibile, cioè a questa data del 18 di maggio doversi vestire in questo modo. Ha piovuto di rotto, un'acqua scrosciante, vorrei che fosse ricordata questa giornata perché nonostante tutto la nostra pista ha retto e abbiamo fatto le corse. Ed è stata una meraviglia e abbiamo avuto il plauso anche del vicepresidente di un ippodromo importantissimo svedese, e questo è confortante per il nostro ippodromo, che è già straordinario. Sì, penso che sia importante per l'ippica aprirsi al mondo, quindi all'ippica internazionale per portare avanti questo sport. Chiaramente accogliere un ospite così illustre dall'ippodromo svedese è sicuramente d'onore, ci fa onore questa cosa, noi facciamo del nostro meglio. Però permettimi, vorrei ringraziare il direttore dell'ippodromo Riccardo Malacarne, vorrei ringraziare la responsabile eventi Elena, vorrei ringraziare te Carla perché sei sempre presente, soprattutto in queste giornate che sono di beneficenza. Vorrei salutare il mio amico Andrea Frontini e in cielo mio amico Christian per la giornata di oggi, e questo mi commuove sempre. Oggi abbiamo anche premiato la corsa di mia madre e quindi sono felice con te di ritrovarmi adesso, di poter concludere in relax, con tanta soddisfazione questa giornata di corsa. Una giornata che finisce per il momento, ma domani ci rivediamo, ultimo sforzo, grande rush finale, perché domani c'è una gara stupenda. E quindi sono stato preso in giro su internet perché ho sbagliato il nome del cavallo più forte, quindi non lo ripeterò più, però è una gara tra Davide e Golia, diciamo così, che okay? È un cavallo francese fortissimo, venite a vederla perché è uno spettacolo unico. E chiaramente domani sarà un'altra giornata di grande impegno perché le previsioni sono brutte, quindi vedremo cosa succede. Allora, internet nel bene e nel male sappiamo cos'è, ma Presidente, lei ha ricevuto una valanga di mi piace per quella sua intervista, quindi va bene così. Quindi continuiamo Carla, vuol dire che siamo sulla buona strada per far conoscere questo sport, per fare venire le persone che hanno voglia di stare all'aperto, quindi con te sono contentissimo di continuare e di ritrovarci finché vorrai al nostro fianco. Quindi l'ho già detto, da qui all'eternità. esatto, grazie Carla, sei sempre grazie, arrivederci. Grazie, ciao, arrivederci a tutti.